vabbè, voglio ringraziare come dopo ovviamente le persone che ci hanno permesso di organizzare questo momento di riflessione, ovviamente in primo luogo il nostro moderatore Bruno Bili, poi ci sono Franco Bocca e ovviamente il nostro campionissimo canavesano che non ha bisogno di presentazione, ovviamente Franco Baldomion, e poi voglio ringraziare Eraldo Enrietti che ci ha dato una grossa mano e che è stato un po' l'anima di questa, l'organizzazione di questo momento. Il ciclismo in canavese non è uno sport ma è una tradizione, è parte della nostra cultura, questo l'abbiamo detto tante volte. Molto spesso quello che mancano qui da noi sono anche le attrezzature, quindi i luoghi in cui poterlo praticare, soprattutto per i più piccoli. Questo momento è stato organizzato proprio per celebrare l'inaugurazione di una di queste strutture, una pista per avvicinare i più giovani al mondo delle due ruote. Tutto questo ovviamente non sarebbe stato possibile senza la collaborazione della nostra associazione ciclistica locale che è l'Ultra Team. È importante, ripeto, avvicinare i più giovani, ma questo si può fare solo se c'è qualcuno che dà una mano e che li accompagna. E l'Ultra Team sta lavorando anche per questo.